Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi inizio completamente struccata perché creeremo un trucco assieme, ma soltanto utilizzando prodotti con SPF anche molto alto. E mentre ci trucchiamo voglio affrontare con voi un discorso un po' personale, un po' delicato, ma che secondo me è molto importante da introdurre su questo canale, perché abbiamo parlato tantissimo di red flag negli uomini, nelle relazioni, nelle amicizie, ne abbiamo parlato veramente tanto, ma mi sono resa conto che non abbiamo mai parlato delle green flag e quindi, anche un po' ispirandomi al mio ragazzo, vorrei parlare con voi delle green flag da cercare negli uomini che ci fanno capire che possiamo fidarci di loro. Quindi iniziamo subito. Prima di partire con il trucco vado con la skincare, devo soltanto applicare l'idratante viso e occhi perché ho lavato il viso, uscita dalla doccia, ma non ho ancora applicato l'idratante. Iniziamo con la nuovissima crema, questa è di Yepoda, ho aspettato secoli che uscisse una crema occhi perché avevano tutta la linea di prodotti ma mancava veramente lei. Si chiama The Ice Cream, l'ho già utilizzata un paio di volte, mi piace molto perché è parecchio densa. Come sapete, le mie creme occhi preferite sono quelle appunto belle dense che vanno ad idratare bene, a nutrire bene questa parte che poi è quella che inizia ad avere le prime rughette. Questa crema ha anche un'azione sgonfiante, io ne ho veramente bisogno la mattina perché mi sveglio sempre 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 con la faccia e gli occhi gonfissimi. Anche il massaggio che facciamo va un po' a drenare e a stimolare la microcircolazione. Prima green flag che voglio menzionare è che ti dice le cose, ma soprattutto te le dimostra. Non che le parole non siano importanti, ma la cosa più importante sono i fatti. Quindi le cose non solo te le dice, ma soprattutto te le dimostra con i fatti. Per questo nelle relazioni bisogna stare attenti nel primissimo periodo, perché si possono dire tantissime cose belle, ma se poi non vengono seguite dai fatti e dalle azioni, le parole contano niente. Crema idratante, vado ad applicare la mia The Make My Day Cream, sempre di Yepoda. Questa è la crema idratante che applico la mattina di questo brand, perché poi per la sera applico sempre la loro crema, la loro maschera, quella viola. Questa è molto leggera, lascia respirare bene la pelle e la idrata senza ungerla, quindi è ottima anche per le giornate più calde. Altra super novità di Yepoda che vado ad utilizzare oggi è la nuovissima, la SPF BFF, ma con protezione 50. Già c'era la protezione 30, ve ne ho parlato tantissimo, l'abbiamo utilizzata tantissimo, sarà il quarto, quinto flacone di questa che finisco, ma finalmente quest'anno hanno lanciato anche la nuova versione appunto con protezione ancora più alta, che io non posso che approvare naturalmente. È leggermente colorata, quindi fa anche un po' uniforma la pelle del viso, ma si può utilizzare anche solo naturalmente come primer sotto il fondotinta, cosa che farò oggi. Altra green flag è che non cerca mai e poi mai di sminuirti, ma approfitta di qualsiasi momento invece per farti i complimenti e per dirti quanto sei bella ai suoi occhi o quanto vali ai suoi occhi. Cerca insomma non di buttarti giù, ma di farti sentire bene con te stessa e di farti capire quanto sei speciale ai suoi occhi. E questa è una cosa che il mio fidanzato fa costantemente, in qualsiasi momento random mi dice quanto sono bella, soprattutto quando mi vedo bruttissima. E penso che, anzi l'avete visto anche nel vlog della Sardegna che vi ho caricato, perché c'era un momento in cui dicevo, e in tantissimi lo avete notato, e lui fa un sacco di queste cose così carine che mi colpiscono tantissimo, che stavo dicendo i miei capelli sono un disastro, e lui ha approfittato per dirmi no, sei bellissima, stai benissimo, ecco. E questo ovviamente è solo un esempio, non si sta parlando soltanto di requisiti fisici, di qualità, ok, fisiche, ma una persona che vi vuole bene. E naturalmente si può applicare tutto veramente sia nei rapporti amorosi, nei rapporti di coppia, ma anche nelle amicizie. Una persona che vi vuole bene non cercherà mai 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 di sminuirvi, cercherà sempre di farvi sentire bene con voi stessi, mai il contrario. Applicata la protezione solare SPF BFF 50 su viso e collo, come potete vedere un pochino mi ha
uniformato l'incarnato della pelle. Yepoda come sempre mi ha lasciato un codice sconto per voi, su cui io non guadagno niente, tanto per farvi sapere. Vi lascerò qui il codice sconto in sovrimpressione, è un codice sconto pazzesco perché vi dà diritto al 33% di sconto su tutto il sito Yepoda senza minimi di spesa. È una cosa molto importante che ci tengo sempre a ricordare di questo brand con cui lavoro ormai da anni e ho profonda fiducia in questo marchio, che se non vi trovate bene con i prodotti entro 30 giorni potete richiedere il rimborso totale di quanto avete speso. Quindi soddisfatti o rimborsati, garanzia al 100%, cosa che pochissimissimissimi brand fanno, quindi credo che questo significhi veramente tanto, anche solo questo, per capire quanto sono validi questi prodotti. Adesso fondotinta, vado ad applicare questo di Givenchy. In realtà ne avevo tantissimi da poter utilizzare in questo video. C'è quello di Sensai che ha fattore protezione 25, che mi piace molto, ma che ha parecchio olio all'interno, quindi è più formulato per pelli secche normali e quindi è più un fondotinta in realtà che utilizzerò in inverno, perché per l'estate per me decisamente troppo unto, quindi volevo utilizzare uno di questi due. Questo già lo conoscete, è di Elever Cosmetics, l'abbiamo già utilizzato, mentre questo di Givenchy non so se ve l'ho fatto ancora vedere. Questo ha fattore protezione 50+, quindi altissimo, mentre questo di Givenchy ha un fattore protezione comunque molto alto perché è un 20, ma appunto un pochino più basso. Ma oggi andiamo ad utilizzare questo di Givenchy, che a differenza di questo di Elever Cosmetics è un pochino più leggero, quindi lo sento un pochino di meno addosso. Altra green flag è che non cercano di cambiarvi, non cercano di modificare voi, le vostre abitudini in alcun modo, i vostri pensieri in alcun modo, rispettano i vostri, le vostre opinioni se sono diverse e rispettano le vostre abitudini se sono diverse. Le persone molto manipolatorie lo fanno di solito in modo molto subdolo, perché cercano di mascherare questa cosa con no, ma io lo dico perché mi preoccupo per te, eccetera eccetera. Ma ricordatevi che se qualcuno cerca di cambiarvi non può essere mai una cosa positiva. Molte di voi mi scrivono dicendo che sono in storie in cui i ragazzi cercano di cambiarle, cercano di modificare determinate cose della loro vita perché molto probabilmente sono insicuri. Quindi una persona che vi vuole bene, che ci tiene a voi, non cercherà mai di cambiarvi, ma vi accetterà per quello che siete, per come siete, e anzi saranno proprio quelle caratteristiche che piaceranno di voi all'altra persona. Non dovrebbe mai esserci questo tentativo di cambiarvi, modificarvi eccetera, non è una cosa sana. Poi per quanto riguarda blush e terra, ho trovato questi stick che sono favolosi, colorati con SPF 50. Il brand si chiama Color and Science e sono appunto questi stick colorati con protezione 50 che ho trovato su Amazon. Vado a prelevare un po' di colore con il polpastrello in modo da scaldare il prodotto, così lo sfumiamo meglio, e vediamo la coprenza com'è. Beh, devo dire molto naturale, mi aspettavo una cosa super accesa, invece è super sfumabile in realtà. Wow, bell'effetto naturale, questo mi piace moltissimo, non è troppo scuro, dà anche un bell'effetto abbronzato onestamente. Un'altra green flag è qui, per quanto mi riguarda, se c'è questo è già veramente tantissimo in un rapporto e fa davvero capire quanto l'altra persona ci tenga a voi, è che quando affronti un argomento che ti turba, un qualcosa che ti preoccupa o qualcosa che ti ha dato fastidio, e vai ad esporre questi tuoi pensieri, queste tue preoccupazioni all'altra persona, l'altra persona ti ascolta, cerca attivamente di risolvere rassicurandoti, non ti punta il dito addosso cercando di rigirare la frittata per poi essere lui arrabbiato con te. Ma mi è capitato molte volte di cercare di parlare di una cosa che magari mi aveva fatto rimanere male, eccetera, eccetera, in passato, e l'altra persona incredibilmente sbottava all'ennesima potenza, e quindi io rimanevo lì con il mio dubbio, la mia preoccupazione, eccetera, che non veniva assolutamente ascoltata, ma anzi mi veniva puntato il dito, quindi mi ritrovavo io a dovermi giustificare. Quindi ecco, questa è una green flag enorme: se l'altra persona vi ascolta, cerca di risolvere, cerca di rassicurarvi, vedete che il fine ultimo è quello di
risolvere e di stare bene assieme. Ecco, questa forse è la green flag più importante di tutte quelle che elencherò oggi. Come blush ho applicato lo stick colorazione Berry, sempre il stesso stick ma colorazione diversa. Vado ad applicare il colore bronze, appunto come bronzer. Andiamo sempre a riscaldarlo un po' con il polpastrello, perché altrimenti mi sa che mi spostano il make up. E vado ad applicarlo sotto gli zigomi. Beh, niente male, devo dire, dà un effetto bronze ma molto naturale. Questo secondo me è anche un ottimo compromesso, questi prodotti, se volete truccarvi al mare. So che è un discorso un po' controverso questo del trucco al mare. Io solitamente non lo faccio, a meno che non sia, diciamo, un evento un po' particolare. Ma anche per quelle giornate in cui siamo in giro tutto il giorno, magari sotto il sole, e vogliamo truccarci ma comunque proteggerci dai raggi UVA, UVB, che come sappiamo, io ve lo dico sempre, ma la causa numero uno di invecchiamento, ragazzi, della nostra pelle. Mascara non esistono con SPF per ovvi motivi sulle ciglia, ma ci sono i mascara waterproof, che sono quelli che più vi consiglio naturalmente in estate, soprattutto se avete una lacrimazione abbastanza abbondante. Sono quelli che vi salvano dall'effetto panda, dal mascara che cola. Questo è il Bad Girl Bang versione waterproof, appunto, di Benefit. Altra green flag gigantesca è che supporta quello che fate. Può essere il vostro lavoro, possono essere i vostri hobby, ma vi sta accanto e vi supporta in tutto per tutto, sia nei momenti facili che in quelli difficili. E soprattutto, super 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 green flag, è che festeggia i vostri traguardi con voi, è genuinamente felice quando voi siete felici, è genuinamente contento quando le cose vi vanno bene, quando vi succede qualcosa di bello. Ve l'ho detto sempre, bisogna stare molto attenti alle persone che ci stanno accanto quando non festeggiano i nostri traguardi, quando non sono felici per le cose belle che ci succedono. E quindi non potevo non inserire questa come green flag, ed è una cosa che il mio ragazzo fa sempre, mi dice sempre quanto è fiero di me, mi supporta tantissimo facendomi complimenti nel mio lavoro, non mi fa pesare assolutamente nulla, cosa che mi succedeva in passato. E un'altra super green flag è che vi dedica tempo e attenzioni. Quindi non esiste, ero troppo occupato per farmi vivo. Certo che può succedere, ma non può essere una cosa persistente. Deve dimostrarvi il suo impegno, non interesse soltanto, ma il suo impegno. Perché dedicare del tempo e attenzioni ad una persona, per come la vedo io, è dedicarle affetto, perché tu ti prendi del tempo per l'altra persona, ed è giusto che sia così, ed è giusto che entrambi i partner lo facciano, ed è giusto che sia così anche in amicizia. A questo punto potremmo applicare la nostra cipria, se ne avete bisogno naturalmente, non è uno step obbligatorio. Io di solito lo faccio avendo la pelle particolarmente oleosa mista, ma non sono riuscita a trovare in commercio da nessuna parte ciprie che contengano SPF, quindi ditemi voi se esistono o non esistono. Io non le ho trovate, ma naturalmente possiamo lasciare la nostra base anche così, sarà soltanto un pochino più luminosa. E passiamo all'ultimo step, cioè le labbra. Ragazzi, ci sono questi rossetti di Diego Dalla Palma, ve ne ho parlato l'anno scorso, sono usciti l'anno scorso, si chiamano Protect My Lips e hanno fattore protezione SPF 50. Molto spesso capita di dimenticarsi in estate di proteggere le nostre labbra, ragazzi, e se vi siete mai ustionati le labbra sapete che non è una bella sensazione, perché bene sì, ci si possono ustionare anche le labbra, e mi è capitato, non consiglierei. E adoro il fatto che Diego Dalla Palma sia uscito con questi rossetti, perché solitamente i prodotti con SPF per le labbra sono senza colore, cioè sono uno stick normalissimo, bianco, eccetera. Quindi questo prodotto mi piace particolarmente. Sono usciti in diverse colorazioni, ma la mia preferita è questa rosata, cioè il numero 123. Lo descrivono come balsamo labbra protettivo, ma lascia
tanto colore quanto un rossetto, devo dire. E mentre applichiamo il rossetto, menzioniamo l'ultima green flag, che è particolarmente importante, anche se può sembrare scontata, ma vi garantisco che non lo è, e cioè vi sentite a vostro agio. Questa è forse la più grossa green flag, cioè vi sentite a vostro agio con un'altra persona, non avete nessun tipo di preoccupazione, non vi sentite che camminate sui gusci d'uovo, sapete di poter dire tutto all'altra persona e sapete che non ne farà un problema, vi sentite tranquille, rilassate, non siete in fight or flight, siete completamente a vostro agio. Questa penso che sia appunto forse la green flag più semplice da capire, perché si basa sulle nostre sensazioni. Basta fermarsi un attimino e chiederci: mi sento al sicuro, mi sento a mio agio con l'altra persona? E se la risposta è sì, super 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 grandissima green flag. Ed ecco qua il risultato finale, ragazzi, solo prodotti con SPF. Adesso posso uscire e mi sento completamente protetta, e la mia pelle ha uno scudo fortissimo contro i raggi UVA, UVB, cosa importantissima non solo in estate. Ve lo dico sempre, ma ricordatelo, non solo in estate. Quindi mia family, spero davvero che vi sia piaciuto questo video, che vi sia servito. Mi chiedete sempre di affrontare temi del genere e sapete che sono temi che mi stanno particolarmente a cuore, visto che ne ho passate tante personalmente, quindi è sempre molto importante per me condividere con voi le mie esperienze di vita e condividere con voi quello che imparo, a volte anche a mie spese, ma per me è importantissimo poter condividere con voi queste cose, perché vi voglio bene, e se anche so che posso aiutare una persona parlando di questi argomenti, lo farò sempre, anche se non sono sempre facilissimi da trattare. Quindi mia family, spero che vi sia piaciuto questo video e questo trucco, fatemi sapere tutto nei commenti, mi raccomando, se volete che tratti ancora questi argomenti, insomma fatemelo sapere. Io vi mando un bacio enorme, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua, ho dovuto staccare la videocamera, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.